aiutare chi sta male e si trova in difficoltà economiche. Cancro Primo Aiuto, associazione da 25 anni al fianco dei malati oncologici e dei loro familiari, lancia a Seregno un poliambulatorio specialistico solidale. Grazie alla collaborazione di medici e dei soci, le visite specialistiche saranno così alla portata di tutti. Poliambulatorio specialistico, Medica Etica è il suo nome, è un poliambulatorio sociale per cui le prestazioni vengono fatte con prezzi calmierati rispettando quelli che sono i DRG previsti da Regione Lombardia e dalla sanità ministeriale, di conseguenza è un poliambulatorio atipico perché consente a tanti malati di essere curati, visitati con dei percorsi anche terapeutici a prezzi che ovviamente sono la caratteristica della nostra onlus no profit, per cui non facciamo profitto, cerchiamo di pagarci le spese e questo è il nostro obiettivo. Ovviamente è un obiettivo che contrasta un po' con strutture pubbliche, poliambulatori diversi dal nostro, ma siamo sicuri di far bene, siamo partiti molto bene e anche in provincia di Sondrio diversi pazienti arrivano a farsi vedere da noi, per cui questo significa anche da Lecco e anche da zone limitrofe che i nostri medici e i nostri collaboratori sono degni anche di un viaggio. Presenti all'inaugurazione il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e il sindaco di Seregno Alberto Rossi. Oggi la presentazione di questa iniziativa è estremamente importante perché si rivolge a un pubblico particolarmente fragile, l'idea di poter dare prestazioni a chi fatica a ottenerle e una maggiore offerta sanitaria, soprattutto di qualità. Ricordiamo che gli interventi di Cancro Primo Aiuto, le iniziative di Cancro Primo Aiuto hanno la caratteristica di andare a intercettare i reali bisogni e soprattutto offrire qualità nell'offerta sanitaria, quindi anche in questo caso aiuta il sistema lombardo sanitario ad essere ancora più efficace nell'interesse dei nostri cittadini. Devo dire che è proprio un orgoglio, una soddisfazione che Seregno possa essere un po' pioniere come territorio di un'iniziativa che sposa appunto l'aspetto medico e l'aspetto solidale e sociale insieme. Penso che Cancro Primo Aiuto su questo ha l'indubbia capacità da un lato di fare rete, di coinvolgere tutti gli attori del territorio, l'abbiamo visto anche oggi alla presentazione, dall'altra di saper erogare servizi da un lato di assoluta qualità e dall'altro anche vicini alle esigenze del cittadino anche da un punto di vista economico. Sappiamo in questa congiuntura particolare di quanto ce n'è bisogno e la possibilità di trovare un luogo vicino sul territorio che possa garantire una certa sicurezza, una certa vicinanza e soprattutto la possibilità di usufruire dove necessario dei servizi in maniera adeguata è quello che fa la differenza tra un paziente che è un cliente e un paziente che è davvero un cittadino, una persona nella sua intera dignità. Questo risponde perfettamente alla mission di Cancro Primo Aiuto e noi come città di Seregno siamo felici che tutto questo avvenga da noi e insieme continueremo a lavorare perché possa essere un modello da estendere in tutti gli altri territori attorno a noi. Un progetto, quello dell'ambulatorio solidale, lodato anche dalle realtà istituzionali del mondo della salute che operano nei territori coinvolti dall'iniziativa. Sì, è una bellissima iniziativa come tutte le iniziative di Cancro Primo Aiuto, dobbiamo dire veramente grazie a Cancro Primo Aiuto e a Flavio Ferrari in particolare per queste iniziative. È un'iniziativa importante che può essere replicata in altre realtà e sì, fare rete è proprio questo, fare rete e sviluppare il territorio. Questa iniziativa comincia a fare dei passi verso un territorio che sia alla portata dei cittadini, che sia al servizio dei cittadini e che dia anche una mano nel sociale. Questo è un po' lo scopo dell'iniziativa e quindi non può che essere apprezzabile, oltre che professionalmente molto valida. Come al solito direi Cancro Primo Aiuto è un promotore, proprio un promotore e un realizzatore di concetti di rete. Questa è una bellissima iniziativa che è assolutamente complementare ed è assolutamente importante proprio in questo momento di ripartenza di una fase di maggiore ordinarietà e quindi iniziative di questo tipo che hanno a che fare con una duplice fragilità, da un lato una fragilità sanitaria e dall'altro una fragilità sociale, sono da promuovere
E non mi stupisce che vengano fatte e promosse e realizzate da Cancro Primo Aiuto, perché è veramente in prima linea a far rete e a realizzare rete. L'ATS interviene per cogliere i bisogni dei cittadini e trovare le risposte. Questa iniziativa proposta da Cancro Primo Aiuto va in questa direzione. Ha intercettato un bisogno e ha trovato una soluzione in un'ottica di, mi piace la parola, sussidiarietà fra pubblico e privato, in modo da garantire il soddisfacimento di questo bisogno con un servizio di qualità che pone al centro la persona.